Bella Hadid, il rossetto rosso Dior è spettacolare. Il rosso è il colore che più le si addice, e questa nuova tonalità di rosso su Bella Hadid è sexy e spettacolare. Bella Hadid ama rossa per Dior. Non fa che ricordarlo, Bella Hadid ama il rosso, ed è decisamente il suo colore totem. La supermodella statunitense è di nuovo il volto scelto da Christian Dior per la sua nuova campagna, e uno dei primi prodotti sponsorizzati dalla modella è stato il rossetto Rouge 999. Bella ha mostrato il risultato su Instagram e, come suo solito, ha ottenuto il pieno di like e di commenti positivi. È raro vedere la modella con molto make-up sul viso, e anche quando fa le sue apparizioni sui red carpet più esclusivi di Hollywood sceglie sempre con parsimonia le tonalità e i prodotti da indossare. Unica eccezione è il rossetto, perché quando può sfoggia sempre delle tonalità scarlatte adatte alla sua carnagione di porcellana. Volto di Dior, di Chrome Arts, di Victoria's Secret, di Nike, come negare che Bella Hadid sia la top del momento? La hit girl continua a far parlare di sé non solo per quanto riguarda le sue vicende personali, ma anche per l'abnegazione con cui vive il suo lavoro. Un impegno che è ciò che l'ha portata al successo e che le consente di cavalcare l'onda e rimanerci sopra con la schiena dritta soprattutto. Una storia con Drake? Negli ultimi giorni Bella Hadid è tornata a stare al centro del gossip per un motivo molto particolare, la sua presunta liaison con Drake, l'ex fidanzato di Rihanna. Sono mesi che si dice che tra i due ci sia più di una semplice amicizia, e ogni volta Bella Hadid smentisce la relazione. Stavolta però è diverso, per il party di compleanno della socialite, sembra sia stato il rapper a occuparsi di tutto e abbia persino pagato tutto quanto. Un gesto che va ben oltre l'affetto e l'amicizia e che fa pensare a qualcosa di più, tanto che in molti si stanno interessando a quello che potrebbe essere il vero rapporto tra Bella e Drake. È iniziato tutto per caso, ma adesso stanno facendo sul serio. Si sono incontrati e hanno fatto una cena romantica. Bella è ancora più presa di lui, crede sia davvero molto romantico, ha rivelato una fonte vicina alla coppia. Per adesso nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni a riguardo, e sale la curiosità a riguardo a quella che potrebbe essere la love story dell'anno. Pronta ad andare avanti. Che Bella Hadid fosse pronta a una nuova relazione si era capito dalle parole di sua madre Yolanda, che in un'intervista ha confessato il disinteresse totale della figlia nei confronti di Tevez e di Selena Gomez. Chi segue Bella Hadid sa quanto lei ci sia rimasta male per la fine della sua relazione e quanto fosse ancora innamorata dell'ex fidanzato. L'averlo dimenticato è un primo passo importante verso la costruzione di una nuova vita sentimentale, un primo passo verso la felicità che potrebbe trovare con un'altra persona. Sarà con Drake? Non lo sappiamo, ma di certo c'è che il rapporto tra loro due sembra essere davvero speciale.